La Marina Militare ha recuperato dai fondali del Golfo di Follonica le prime due ecoballe. Nel mare ce ne sono ancora 54 e verranno recuperate nei prossimi mesi grazie al lavoro di 3 navi militari della Marina e della Protezione Civile dopo lo stato di emergenza di 6 mesi decretato dal Consiglio dei Ministri e arrivato dopo le richieste e i solleciti della Regione Toscana. Le chiamano ecoballe, ma di eco non hanno proprio niente visto che sono ammassi di rifiuti, plastiche e altri scarti di 1 tonnellata di peso abbandonati in mare da una nave nel 2015. Le operazioni di recupero della Marina Militare per adesso hanno permesso il recupero delle prime 2 ecoballe. Una nave militare è ancora al lavoro per mappare le posizioni delle altre 54, mentre le altre 2 navi, partendo dal porto di Piombino, raggiungono i luoghi indicati per recuperare questi ammassi di rifiuti.